Presidente, presidente, dicevo che lei ha curato questo impianto, non so se lo ricordo, ma proprio delle fotografie. Bravo! E ora intanto la parte del professor Falcano. Noi del comitato, presidente Angelo Spina, ha scritto al presidente Marco Giulio De Sanctis: seguendo le orme dell'indimenticato presidente Sandro De Sanctis, sarei capace di realizzare il suo sogno, consacrare le bocce nel panorama olimpico e mondiale. Con gratitudine, il Molise intero. Presidente Marco Giulio De Sanctis, a Campobasso un momento di incontro con gli studenti, perché i giovani sono il fulcro sul quale sta puntando la Federazione Italiana Bocce. Sì, fulcro su cui dovrebbero puntare tutte le federazioni, in particolare le bocce, perché ha fatto ben poco in tutti questi ultimi 24-25 anni e devo dire soprattutto sul lato della componente giovanile, femminile, per cui è un incontro importantissimo, vale più di tante manifestazioni sportive, di tante gare, senza nulla togliere al valore tecnico e agonistico della competizione, però il confronto diretto con i giovani, con gli studenti, con gli insegnanti, con le società, con i bocciofili, e far capire che appunto questo è un gioco che va praticato, che va sviluppato, va divulgato, va amato, è la cosa più importante, è uno sport per tutti e che deve trovare una direttrice comune che è appunto quella della collaborazione massima proprio per farlo crescere, per rilanciarlo. Lo sport forse è il settore più importante nel campo sociale e le bocce riescono a realizzare un alto momento sociale nei bocciodromi di tutta Italia. Beh, credo che sia la disciplina, tolto lo sport paralimpico, o tra le discipline più importanti, con un grande risvolto, una grande matrice sociale. Ripeto, le bocciofili anche nel passato, soprattutto nel passato, erano centri di aggregazione, centri importanti per i ragazzi che non sapevano dove andare o che non volevano appunto disperdersi o andare a fare cose sicuramente spiacevoli, per cui hanno conservato questa matrice, hanno conservato questa grande finalità. E questa grande finalità è la nostra forza, quella forza che dobbiamo recuperare e dobbiamo trasmettere sempre di più, come incrementando il numero dei praticanti, di coloro che si avviano e soprattutto facendo in maniera che questo lo si faccia soprattutto sul lato delle donne, perché consente alle femmine di lottare con i maschi alla pari, e sul lato del movimento paralimpico, quindi dell'attività paralimpica, che non riguarda solo la boccia, la neo entrata che farà parte dei Giochi Paralimpici di Tokyo, ma riguarda tutte le tipologie di handicap, da intellettivi e relazionali ai sordi fino all'attività dei perifisici. Attività sport di alto livello che richiede una grande preparazione fisica, a dispetto di quello che si possa credere. La bellezza del nostro gioco è questo, che sono tre specialità, quattro col settore paralimpico, tutte differenti e tutte con un diverso sforzo cardiocircolatorio, quindi un diverso sforzo fisico, diversa concentrazione, diverso dico, non più o meno. Sicuramente ci sono delle discipline, delle specialità che hanno una componente agonistica assoluta, proprio di primo livello, di grande rilievo, come può essere la navetta, la staffetta del volo. Per cui io ritengo che dobbiamo fare molto per l'alto livello, sia da un punto di vista psicologico e di preparazione atletica, perché la preparazione atletica è fondamentale per qualunque sport e per il nostro in particolare. Tornando di qualche mese indietro, Marco Giulio De Sanctis, all'epoca presidente di una società bocciofila, si mette in mente di proseguire quella che era stata l'opera iniziata dal papà Sandro De Sanctis, è riuscito a prendere la presidenza e sta correndo ed è difficile anche starle dietro. Sicuramente sto correndo perché il mio programma è un programma di rinnovamento. Se io ho voluto fare questo passo è perché ho visto che la precedente dirigenza aveva veramente fatto un blocco mentale, culturale di questa meravigliosa disciplina che deve espandersi e svilupparsi. Non si era sviluppato poco e niente, l'unificazione dell'80, le discipline e le specialità erano completamente lontane, differenti l'una dall'altra e non quindi vicine come dovrebbe essere in una federazione unitaria, per cui questa è stata la grande motivazione che mi ha indotto a ripercorrere il percorso, la strada del mio padre, ma soprattutto a fare qualcosa di positivo per questo bellissimo movimento.
Un'ultima battuta: da quando sei insediato al primo posto forse c'è la comunicazione e l'immagine? Beh, se non è il primo posto è tra i primi posti, insieme alla promozione del movimento assolutamente, insieme appunto all'attività giovanile scolastica, all'attività paralimpica. Però l'immagine è fondamentale per questa federazione, perché ha un'immagine assolutamente scadente, ma non correlata a quella che è la, non solo le esigenze, ma correlata alla realtà, quella che la federazione boccia veramente può esprimere.